Anna di Vicenza. Dica. Devo dirle che mi è piaciuta moltissimo la musica che avete trasmesso, mi ha veramente affascinato e devo dirle che anche certe cose che dite mi intrigano, mi piacciono, ecco. Io volevo fare però, c'è la radio troppo alta? No, vada, tranquilla. Io volevo farle soltanto una domanda e fare alcune considerazioni da persona abbastanza incolta. Quale sono? Non sono stupida, ma sono piuttosto incolta. Allora, non c'è solo il cristianesimo che è una... Io la concepisco come una religione integralista e assolutamente ormai che ha fatto il suo tempo, ma c'è anche, ci sono anche i musulmani, cioè ci sono anche altre religioni. Certo. Che hanno veramente quel concetto lì integralista, fuori di testa, insomma, ecco. Io sono una persona, mi reputo una persona libera, molto libera, da quando avevo 16 anni circa, adesso ne ho 60, quasi 69, per cui dalla voce non si direbbe. Dalla voce non si direbbe. Dalla voce non si direbbe, la ringrazio anche dall'aspetto, sarà forse il mio modo di vivere libero che mi mantiene così abbastanza sana di mente e di corpo. Dicevo, per non tenervi troppo il telefono, occupare troppo spazio, che io sono sempre stata attratta in modo così confuso, in modo generico, così dal mistero, dall'esoterismo, sono affascinata dalla luna, vabbè, tutte cose mie personali, certo. Alle volte la chiamo madre, sorella, anche se qualcuno dice quelle fuori di testa, io lo dico sinceramente perché è così. Amo gli animali, li rispetto moltissimo, ho avuto sempre un rapporto ottimo con loro. Ci sono tre animali che soprattutto io sento moltissimo, che sono il lupo, il cavallo e l'aquila. Vai d'accordo con noi? Non lo so, io così li adoro, mi piacciono le streghe, rifiuto il concetto delle streghe brutte, forse perché anch'io forse in un'altra vita sono stata una streghetta, anch'io, non lo so, adesso è singolare, ma non è così. Rifiuto il concetto della strega brutta, anzi per me sono delle persone, o erano delle persone... magnifiche. Erano ciò che erano, erano persone. Erano persone, chiaramente, certo. Erano persone con dei poteri di sensitività, quello sì. Che si vuole. Quindi amo gli alberi, la natura, sono affascinata dalla storia dei Pelle Rosso, tutte quelle balle lì. Per cui non ho assolutamente nessun senso di colpa, non me ne frega niente di quello che dico, per cui mi sento veramente di quello che dicono i cattolici, con tutto il rispetto che posso avere per loro, per carità, non voglio adesso. Il mio rapporto con un Dio, se c'è, è del tutto personale, lo si vedrà dopo, quando arriverò di là. Credo anche credo in modo razionale nella reincarnazione, e quindi mi sento proprio completamente libera. Per quello che riguarda però, sono domande che vi faccio, Ecco, per quello che riguarda la pedofilia, mi pare che non sia soltanto i cattolici hanno questo gran brutto, questa brutta propensione, ma mi pare che in epoche appunto in cui non c'erano ancora i cristiani, che mi pare che hanno appiattito di brutto la storia comunque. Hanno appiattito, sì. L'hanno appiattito in modo. Sì, sì. Mi pare che anche i pagani, io per esempio per inciso da un gesuita ancora nel 50, sono stata definita una bestiolina pagana, il che mi ha dato una gratificazione immensa fin da allora. Io mi sono sentita orgogliosissima di essere definita così, dopodiché me ne sono andata sbattendo la porta definitivamente. Ma voglio dire, di crudeltà, di atrocità, di episodi sgradevoli, ci siamo macchiati un po' tutti attraverso la storia, no? Mi pare che ci siamo resi un po' il favore. Ci sono tante cose nella storia. Ci sono tante cose, ecco, quello, la mia ignoranza, ti avevo già detto che la mia ignoranza storica... No, ma dopo ti spiegherò un dopo po'. Dopo mi spieghi. Cioè. Ecco, finisco dicendoti ancora una cosa. Dunque, mi pare che tutte le figure importanti del mondo greco, romano e poi anche più indietro, anche di altri popoli, avevano un po' questa mania di circondarsi di fanciulletti che, uso un'espressione che può sembrare volgare ma che mi viene proprio spontanea, inchiappettavano tranquillamente. Ecco, anche i musulmani mi pare che violenti, questo non mi pare, lo so, perché all'epoca appunto dei marocchini, quando sono venuti in Italia con le truppe alleate, hanno violentato le donne e anche gli ometti, anche i maschietti. Quindi non lo so, quindi i cattolici, con tutto il rispetto per le persone che sono in buona fede,
hanno una storia di oscurantismo bestiale, per cui questa repressione sessuale che io non ho mai capito perché, tutta questa storia di devozioni fasulle, queste leggende che poi sono anche riportate a storie di paganesimo, diciamo, ma però messi in tono più cupo, più di superstizione, cioè non sono soltanto loro, ecco, comunque per il resto, a parte certe cose che reputo piuttosto violente, piuttosto forse anche lo fate per rompere un pochino, per provocare, per provocazione. O anche perché sono così? Anche perché sei così, fai bene, se sei così fai benissimo a essere così, ognuno è quello che è, dovrebbe avere il coraggio di essere così com'è. Volevo sentire la tua opinione su questo e anche sentire che cosa ne pensi del buddismo, della filosofia buddista, se non è troppo chiederlo in una giornata sola. Ecco, della filosofia buddista, soprattutto tibetana, che è quella più esoterica. Ciao, buona trasmissione e grazie per lo spazio che mi hai dato. Ciao. Allora, rispondiamo un attimino a questa qua. Sì. Allora, per quanto riguarda, rispondo io. Non prendo telefonate finché non ho risposto, un attimino, perché sennò questa è abbastanza impegnativa come telefonata. Allora, per quanto riguarda, innanzitutto complimenti per gli animali magici, complimenti per la sensibilità e dove la tua sensibilità va a prendere. È effettivamente un potere non indifferente, specialmente alla tua età. Quando le cose cominciavano praticamente già 50 anni fa, hai cominciato per più di 50 anni a sentire il richiamo del mondo e sei riuscita a sopravvivere a tutto questo, cioè sei riuscita a costruirti i tuoi scudi, cioè effettivamente è eccezionale la faccenda. Per cui vai d'accordo con me, vai d'accordo con mia figlia, vai d'accordo con tanti di noi pagani che hanno la stessa sensibilità. Non prendo telefonate per alcuni minuti, scusate un attimo. Quello che voglio dire per quanto riguarda il discorso della pedofilia, allora, perché io ce l'ho tantissimo su questo aspetto, quando tu dici anche i greci ci avevano questo, anche cioè, ci sono storie di questo tipo, ricordi sempre che questo era una condizione culturale, cioè faceva parte dello sviluppo del sistema sociale e non era una appropriazione della persona, faceva parte del sistema culturale. Noi abbiamo per esempio una sentenza negli Stati Uniti, no? Dove un pubblico ministero fa assolvere un padre che ha avuto violenza sul figlio, cioè non violenza totale ma atteggiamenti violenti, perché dice questi sono atteggiamenti culturali dei siciliani. Cioè, è chiaro che l'affermazione è idiota, cioè questo pubblico ministero dovrebbe un po' riparargli il cervello. Però, per dire questo, cioè quando un elemento fa parte della cultura, non va a distruggere la trasformazione dell'individuo all'interno di quella cultura. Diverso è il discorso quando invece quell'elemento diventa appropriazione della persona, diventa articolazione, cioè la persona è mia, è roba mia, ne faccio quello che voglio io, e quello che voglio io si accoppia con delle tensioni sessuali, con la repressione sessuale che avviene fin nei bambini e si trasformano i bambini, imita il prete, imita questo, imita il padre, cioè diventa una questione di distruzione del divenire. Questo discorso è completamente diverso. Cioè c'era effettivamente una, fra virgolette, una specie di pederastia, che però non era una vera e propria pederastia. Com'è che si chiamava? Era l'amore per i fanciulli. Era amore per i fanciulli, ma per i fanciulli greci crescevano leggendo Omero, leggendo l'Iliade, dove ci sono i famosissimi Achille e Patroclo, che erano amici in senso molto molto stretto. Quindi tutti i ragazzi... Beh, gli spartani, scusa, che gli spartani, l'esercito spartano era tutto quanto legato a omosessuali. Cioè, basta pensare che... Sì. E i ragazzi vedevano i grandi eroi che avevano rapporti tra loro, quindi il primo rapporto che loro potevano avere con il maestro era una sorta... Lui non diventava possesso del maestro, il maestro era superiore, ma era ammesso nella cerchia del maestro, cioè diventava quasi un pari, diventava. Era diversa la cosa. Adesso non so se sono riuscita a spiegar bene, però... Cioè comunque era completamente diverso il discorso, mentre invece il discorso del nel cristianesimo... Sì, no, ma poi vedi, non era dovuto a un fattore religioso, cioè non è che era un'imposizione religiosa quella della pedofilia. Esisteva il mito sì di Zeus e Ganimede, che rapiva Ganimede, però per la sua bellezza, non perché appunto lui avesse il desiderio del bambino, ma siccome Ganimede era così bello che Dio... cioè, che Zeus stesso si innamorò, lo rapì per questo. Ma questo poi devi tenere conto che era un contesto culturale molto ristretto, molto particolare, e che poi non era dovuto da un fattore religioso, è dovuto a un fattore sociale. Tenendo conto che poi l'età
dell'amore dei fanciulli non è l'età in cui i preti vanno a stuprare i bambini adesso. L'età era più avanzata e devi considerare un fattore anche storico, che la vita era molto più breve di adesso. Di conseguenza già l'età 10-12 anni significava essere adulti allora. E di conseguenza, cioè adesso un bambino, essere uno di 12 anni è un bambino per la nostra società, perché si vive fino a 70 anni, di conseguenza il lasso è molto lungo. Ma allora la vita era molto breve, di conseguenza era più ammissibile che ci fosse quel tipo di comportamento. E poi era un discorso successo, era anche un discorso in cui non esisteva il senso di colpa di questo, perché logicamente i cristiani hanno tipo il discorso della sodomia, lo vanno a considerare come peccato contro Dio, di conseguenza creano un complesso di colpa e creano lo stesso del peccato. Basta pensare che ad esempio l'esercito spartano, ma era un discorso sociale, non è un discorso religioso, è un discorso di quella cultura, l'esercito spartano era legato su legami di tipo omosessuale. Se basta pensare che ad esempio cosa hanno fatto gli spartani quando hanno combattuto contro i persiani, il legame dovuto loro, alla loro forza militare veniva da un legame di tipo omosessuale, eppure hanno difeso la nostra civiltà in questo senso. Di conseguenza non era un dettame, non era un obbligo, e non c'era neanche il senso del possesso, era un amore per il bel giovane, che era diverso dal senso del possesso dei cristiani. Il possedimento della bestia. Cioè, i cristiani, anche perché dovete tenere conto che nel loro contesto culturale era un qualcosa di reciproco, cioè si formava la coppia, non era il sacerdote o era il padrone o chi dominava, che imponeva su un sottomesso, ma era qualcosa di reciproco, perciò anche diciamo la visione culturale del ragazzo era diversa da quella di adesso. Dunque, tutta la pederastia cristiana adesso viene giustificata attraverso le gerarchie, perché per esempio voi tirano caccia via il prete stupratore, se non quando il prete viene condannato, stracondannato e ricondannato, quando deve pagare il conto, soprattutto quando deve pagare il conto. Non lo caccia perché agisce ad imitazione di Cristo, anche se a voi la cosa vi fa specie perché non ci avete mai pensato. Cioè, noi siamo abituati a giudicare sulle azioni e sulla descrizione. Per noi la lettura del passo di Marco, dove vanno ad arrestarlo e il giovinetto scappa nudo in mano al soldato, gli arresta il lenzuolo perché era nudo sotto, e arrestano Gesù in quel contesto, per noi ci dà un'indicazione ben precisa. Cioè, noi capiamo perché voi tira non caccia via i preti. Sì, ma anche il discorso che quando attribuisce una frase di Cristo fa, se lo fate questo, lo fate come lo faceste a me, perché il bambino non conta niente, sono io che do il valore, sono io il Dio, di conseguenza lo fate a me, ma non lo dovete fare perché ha valore il bambino, no, sono io che lo attribuisco il valore, cioè è qualcosa di esterno, cioè proprio c'è il discorso proprio della materialità della cosa, cioè proprio dell'elemento puramente materiale. Siccome in questo momento, e in questo momento, in qualunque momento della storia, il paganesimo è costruzione dell'individuo, per noi rimuovere tutti quegli elementi che impediscono la costruzione, cioè il concetto della vita come costruzione del soggetto, cioè la vita che produce il soggetto, un giorno vi dirò il nostro concetto di materialismo storico e dialettico, che è diverso da quello marxista, anzi superiamo quello marxista, perché non ce ne frega niente, perché per noi l'oggetto della produzione è il soggetto stesso, cioè l'individuo che si produce, è l'individuo che si costruisce, è l'individuo che cresce nella vita, e questo per noi è il concetto che è fondamentale. Per cui quando avvengono, ma per noi è stupro anche battezzare il bambino, è stupro mettere il bambino in ginocchio a pregare, cioè per noi è stupro della vita, non è semplicemente l'atto sessuale in se stesso, che peggiora questo. Quindi noi usiamo quel termine proprio per indicare a livello estremo, diciamo così, concepibile a tutti, quello che è l'attività di distruzione della trasformazione della persona. Per noi è importantissimo, cioè quando tu dici io percepisco il mondo, cioè percepisco il cavallo, percepisco l'aquila, percepisco il lupo, e ho anch'io quando ho cominciato la mia via alla stregoneria, la prima visione che ho avuto è stata quella del lupo, e ti assicuro che vedersi due fauci aperte davanti ti fa saltare fuori dalla percezione immediatamente. E il problema è questo, che distruggere quello che è la capacità dell'essere umano di sviluppare la sua sensibilità, di percepire il mondo come vivente, è per noi è una cosa estremamente drammatica, cioè per noi è una cosa veramente grave. La domanda sul buddismo. Ah, la domanda sul buddismo. Allora, la domanda sul buddismo è atroce. Perché è atroce la domanda sul buddismo? Allora, io sono un nemico dichiarato del buddismo, perché se la vita è dolore, per me la vita è felicità. La vita è costruzione. E io questo non ammetto nessuna remora. Dopodiché, io so che non esiste nessuna reincarnazione. E mi spiace per te. Tu continua comunque a credere a quello che credi. Però so che non esiste nessuna reincarnazione, come non esiste nessun paradiso, come non esiste nessun paradiso di Allah.
Però io non accetto nessun'altra forma di papa, che sia il Dalai Lama, il papa, eccetera, assolutamente è bocciato. Sì, beh, le gerarchie religiose sono sempre sbagliate. Dopodiché il buddismo nasce su una via alla conoscenza, questa però è stata troppo sì, ma, sai, ma lo scopo di togliere la sofferenza, il costo di arrivare al nirvana, all'annientamento... Sì. Chi parla? No, parla di Rignon. Boh, non lo so, di cosa parliamo? No, non lo so. Sapere, guardi che sa lì tanto del Rignon, o non è di là che sei io che siamo morti, oppure non c'è niente? Non c'è niente. Ah, niente? Niente. Mi immaginavo, insomma. Va bene. Non so solo così, in particolare. Così. Va bene. Grazie, mi scusi. Grazie, sir. Allora, perché ho detto che là al di là non c'è niente? Perché se la vita non è fatta per costruire l'individuo, per costruire la sua sensibilità, per costruire il suo potere, per costruire la sua percezione, di là non c'è niente. Cioè la vita è un'occasione di eternità. Sì, ma infatti è solo quello che costruisci nella tua vita. Pronto? Scusa. Sì? Chi parla? Dimmi. Allora, mi pare di aver capito che hai detto che i cristiani non sono, rispettano, amano, riconoscono e la natura, gli animali, le piante. No, la riconoscono come un qualcosa di possesso, come qualcosa creato, che gli ha dato il loro Dio. Come un creato? Beh, allora, tanto da dito da rispettare il creato o qualcosa del genere. Appunto, ma è un oggetto di possesso. Ma non è un creato. Non sono persone, non è coscienza, è un oggetto di possesso. Mentre voi altri cosa feu? Per noi è una coscienza, per noi sono coscienze, sono enti viventi, sono dei. Beh, San Francesco cosa aveva fatto? Stuprava la natura, ha tentato di fregare il lupo. Ah, cramisca. Porca vacca. E lui riparava chiese, anziché aiutare gli uomini. Allora vi dico che i nostri vecchi, chi era cristiani, i nostri vecchi anche... Sì, erano stuprati, sì. Anche i vostri forse. E gli diceva che gli animali del nostro secondo sangue, tanto perché lo sappiate. Ah sì? Tanto perché lo sappiate. Va bene. Vai avanti di questo passo. Ciao. Ciao. Avessi avuto. Ciao. Allora. I vecchi che dicevano che le bestie sono il nostro secondo sangue, molto probabilmente erano contadini, erano più a contatto con la natura che non gli altri. Quindi avevano sperimentato un rapporto diverso con la natura. Cioè riuscivano a riconoscere la coscienza sì. negli animali. Chi non ha sperimentato questo rapporto non è in grado di considerare gli animali come altri da sé, ma comunque con pari dignità, con pari valore, con pari coscienza. Noi non si è mai detto che gli uomini non sanno fare delle cose solo perché noi non gli abbiamo detto di farle. Noi sappiamo che la magia è nell'uomo. La magia, la capacità dell'uomo di sentire il mondo che lo circonda è nell'uomo. Sono i cristiani che dicono che la natura ti è stata data da Dio affinché tu la stupra, la distrugga, la danneggia, ne fai quello che vuoi, tanto l'ha fatta Dio, cosa vuoi, rovinarla? Tanto è creata dal nulla, perciò. L'ha creata dal nulla, cosa vuoi? Tu puoi distruggere tranquillamente, ma per noi la natura non è un oggetto di possesso, sono delle divinità che come noi si espandono e noi riconosciamo gli dèi nella natura. Sì, esatto. E la natura con se stessa riconosciamo un Dio davanti al quale chiamiamo, invochiamo, adoriamo dal punto di vista cristiano, dal punto di vista pagano, adoriamo, scusate. Conversione in diretta. No. Noi adoriamo nel senso che parliamo alla natura e la natura ci parla, ci chiama. E quando una persona viene a dirmi io sento il cavallo, il lupo e l'aquila, significa che quella persona sa ascoltare i messaggi che dalla natura giungono a lei. E questo è il potere di essere. Questo è l'inizio dell'eternità. Vuol dire che quando quella persona muore non ha il nulla davanti, ha l'eternità. Chi è che ha il nulla davanti? È il cristiano in ginocchio. Sì, quello che vuole, cioè, sempre sul discorso del mondo della natura. Per noi non esiste il mondo creato, cioè nel senso che quello che si manifesta a noi, tipo nella natura, tipo in un albero, non è dovuto a una creazione o un'azione esterna di qualcuno, di qualche volontà, ma è arrivato perché l'energia, le divinità che erano all'interno di quelle molecole si sono date quell'organizzazione, ma perché avevano quella volontà, avevano quella coscienza e nessuno gli era inculcata dentro. Non è stata una manipolazione genetica in cui il Dio creatore è arrivato e ha preso degli oggetti e gli ha dato un'anima. Questi avevano un'anima. Come noi siamo arrivati a quello che siamo adesso, non perché Dio ci ha spinto, ma perché ci siamo realizzati. Perché
in tutta quanta la nostra storia noi ci siamo sempre adeguati a questo ambiente, abbiamo cercato di modificarlo a nostro favore, come lo fa un albero cercando di trovare la condizione migliore per svilupparsi, ma questo lo fa perché è lui che ha questa conoscenza, che ha questa coscienza, e perché lo è, non perché qualcuno l'ha creato, cioè non perché qualcuno gli ha dato la spinta esterna o gli ha dato la motivazione. Tutto quanto risiede in lui, cioè tutta la conoscenza, tutta la volontà, tutta la possibilità è quello che lui è e quello che ha realizzato. Questo è il discorso fondamentale. Non perché qualcuno dal nulla l'ha ricavato. E non è che lui sia sorto così. Si è sorto perché ha saputo organizzare la sua esistenza per arrivare fino a noi in questa maniera. Che cos'è il paganesimo? Il paganesimo è percezione del mondo che ci circonda. Chiaramente il mondo che ci circonda può essere il mondo della natura, può essere il mondo della società, del sistema sociale in cui viviamo, può essere la nostra società, possono essere anche le nostre leggi, possono essere anche il nostro infinito, possono essere gli infiniti mondi della percezione, ma tutti questi sono mondi, sono percezioni di quanto ci circonda, e riconoscere in quanto ci circonda dei messaggi che ci arrivano verso di noi e noi essere in grado di percepire quei messaggi, anche se a volte magari li sbagliamo perché il nostro condizionamento educazionale ci porta a fare delle cappelle, e più cappelle facciamo e più impariamo a non fare cappelle, a non fare cazzate, a capire, riuscire a capire quei messaggi e riuscire a capire che noi siamo degli dèi, che noi esistiamo davanti al mondo e che il mondo chiede a noi di essere degli dèi, perché solo in quel modo lui può costruirsi. Questo è il paganesimo. Dopodiché si può chiamarlo con tutti i nomi che si vuole, si può chiamare gli dèi con tutti i nomi che si vuole, si può parlare di un infinito che ci sta attorno, perché è l'infinito che ci circonda. Beh, siamo sempre pagani. Dopodiché io non vado a dire a una persona che ha dei comportamenti pagani tu sei pagano, perché magari quella persona ha delle idee diverse, esatto, sui propri comportamenti, però noi sappiamo vedere quelli che sono i comportamenti pagani da quelli che non sono comportamenti pagani. Sì, ma non solo le cose, cioè anche i nostri pensieri, le nostre idee hanno una loro vita, hanno un loro meccanismo. Cioè nel senso che noi non creiamo soltanto, non abbiamo solo una percezione puramente materiale, ma abbiamo anche una percezione psichica, e anche la mente crea qualcosa, e anche le idee hanno una loro vita. Pronto? Buonasera. Sto ascoltando la vostra trasmissione. Mi sente? Sì. Sì. Mi è piaciuto soltanto quando ha detto una cosa, che non c'è, è la nostra coscienza che ci indica il cammino, no? Il proprio io. Per me non c'è nessuna religione che tenga, né pagani, né cristiani, né musulmani, né ebrei, nessuna persona. Per me non è nessuna religione, nessun credo, quando incomincia a maltrattare bambini, persone, bestie, alberi e tutto il resto che ci sia. Perché fin adesso ho sentito tutte le persone che amano le persone, che amano gli animali, che rispettano la natura. Io ho 50 anni e ho girato, a 20 anni ero già fuori da casa mia, ho girato per tutta l'Italia e ho visto persone che maltrattavano bambini, animali, persone e cose. Perciò quando una persona si comporta così, non credo che sia un pagano o un cristiano, è proprio io, che non c'è poi nessuna dignità delle cose. Oggi viviamo nell'ingordigia, nel menefreghismo, e che si è visto e si è visto. Non è d'accordo? Questo è un altro aspetto che stai mettendo in luce. Eh? Questo è un aspetto che stai sottolineando. Non la sento. Pronto? Sì. Questo è un aspetto che stai sottolineando. Cioè io accetto quello che mi stai dicendo perché appartiene a te, appartiene al tuo modo di vedere il mondo. Non appartiene a me, io sono a contatto con delle persone, io vivo con altra gente, vivo in mezzo a musulmani, ebrei, cattolici e tutte le regioni, tutte le nelle nazionalità dove che lavoro io. Però quando si tocca il proprio io, diventano delle bestie, che siano musulmani o cristiani o pagani, quando gli pesti i piedi non c'è rispetto, perché non sono soltanto i cristiani che si comportano in una certa maniera, ma è la persona, è la testa della persona che fa di certo
comportamento. Non so se mi spiego oppure... Beh, penso di aver capito il tuo discorso, non sono molto d'accordo, ma comunque... Come non è d'accordo? Perché lei quando va tutti... lei per caso quando va per strada tutti gli danno la mano, tutti gli fanno i sorrisi, tutti tutto bello, tutto buono, tutto tranquillo. E che significa questo? Significa... Cioè... Anche quando si, non ha mai sentito anche prima degli animali, tutti rispettano gli animali, ma quanti canini ci sono in Italia? Ma guarda che io posso anche rispettare gli animali e ucciderli. Ma io posso anche rispettare gli animali e ucciderli. No, perché se, io se sono, no, non rispettare, ma abbandonare un animale, una persona, per me non c'è differenza. Perché non c'è, quando io abbandono, se io ho il cane, no? E vado in ferro e sto cane non me lo posso portare dietro, ci sono tanti che lo portano in macchina e lo abbandonano. Mm. E non è una fantasia, questo è un dato di fatto. Cioè quando io abbandono un animale vuol dire che io sono peggio di quell'animale che ho abbandonato, che fossi cristiano o qualunque persona che sia o di qualunque religione che sia, sono un animale. Dopo è bello fare i bei discorsi, ma sa, ma è così, è così. Ma la realtà è quella, l'abbandono. Cioè, va bene. Non so se mi... No, abbiamo capito il tuo punto di vista. Abbiamo capito il tuo punto di vista. E adesso ti rispondiamo. Va bene. Va bon? Salve. Ah, da un lato sto cercando un attimo di capire quello che volevi dire. Spero di sì. Il problema è del dare il giudizio delle persone se dobbiamo basarci su quello che fanno o su quello che dicono di essere. Mi spiego meglio. La reputazione di una persona dovrebbe derivare dalle azioni, quindi uno, una persona valida o non lo è, in base a quello che mette in pratica nella propria vita. Esiste invece un'abitudine nel giudicare le azioni in base alla reputazione che uno ha. Se uno è conosciuto come una persona giusta, le azioni che fanno... soffrono di un pregiudizio e questo viene applicato abbastanza normalmente, vedi Madre Teresa di Calcutta, vedi San Francesco, siccome è una persona buona, senz'altro quello che fa è giusto e corretto. Invece l'azione giusta da fare è proprio quella che tu hai tentato di applicare, cioè vedo un'azione di una persona e giudico quello che è da questo. Ma il problema, vedi, è un altro ed è a monte. Ed è che c'è uno schema culturale, uno schema educativo che viene messo in atto dalle religioni rivelate soprattutto e che predispongono l'uomo da adulto poi a fare certe azioni. Cioè le azioni non nascono mai per caso, nascono da un entroterra, da una costruzione che viene fatta. Questo non vuol dire, poi tra l'altro tu non hai mai citato mai paganesimo, ho sentito solo ebrei, musulmani, no, anche pagani, e cattolicesimo. Pagani non ne conosci, nel posto di lavoro non credo, perché non tutti si mostrano pubblicamente, purtroppo oggi c'è ancora qualche difficoltà. Ma parli delle tre religioni rivelate che guarda caso hanno radici comuni dal punto di vista culturale. Scusa. Sì, mettiamo in linea? Mettiamo in linea. Dai, dimmi. Sì, pronto? Sì. Niente, volevo dire la mia in due, anzi non in due, in una battuta soltanto. E devo premettere che io ho acceso la radio quando eravate già ampiamente, voglio dire, nella discussione, quindi non è che ho... Ma se ho ben capito, voi vi qualificate pagani? Sì. Ecco, io siccome sono anch'io incolto, volevo capire se pagani è una persona che non ha religione? No. Oppure è la religione pagana? È la, noi la stiamo... cioè, io sto facendo 3 anni di trasmissioni. Per spiegare, i concetti. Mi scuso, è una delle poche volte che arrivo a casa a lavoro prima delle altre volte. No, ma infatti stranamente a queste ore siamo in linea, solo eccezionalmente. È eccezionale. Sì, comunque volevo dire questo. Io come penso tutti voi, come tutti quelli che hanno, almeno io ho abbondantemente passato i 50, sì. Abbiamo vissuto quella fase che poi era la fase di routine, abbiamo fatto i chierichetti, abbiamo fatto queste cose. Avete fatto. Ah, sì. Abbiamo fatto, parlo di me. Va bene, va bene. Parlo d'accordo. Del Veneto. Certo, hai ragione. Voi non avete conosciuto il Veneto degli anni 50, tanto meglio per voi, io me lo ricordo. Siamo due veneti anche noi. Ecco, ma degli anni 50 parlo, ecco. Il Veneto degli anni 50, è meglio che non l'abbiate conosciuto. Comunque anch'io ho fatto la mia era di routine, poi sono andato a lavorare con i muratori, lì ho cambiato subito opinione, seduta stante, dopo ho fatto l'università, hai capito, tra la malta
e la cazzuola, cose del genere, ho imparato. E quindi a me della religione l'ho abbandonata subito e non me ne è più fregato niente, voglio dire. Cioè, cosa voglio dire? Quando uno lascia una religione per incorrerne un'altra, vuol dire che ha bisogno di una religione. Io per la verità, che non mi ritengo assolutamente meglio, assolutamente, sia chiaro, meglio degli altri, non ne ho mai sentito il bisogno della religione. Ho mollato di gran gusto quella cattolica e non ho per la verità sentito bisogno di nessuna religione. Ecco, questo era forse quello che volevo. Vi lascio perché sono un interurbano. Grazie. Ciao. No, ma anche questo è un atteggiamento abbastanza normale, cioè quello di abbandonare il cattolicesimo, pensare che il cattolicesimo sia una religione, cioè sia una religione, dopodiché tutti gli altri sono uguali, cioè la stessa cosa. Va benissimo, cioè a me sta bene qualunque cosa, sta bene anche questo atteggiamento, cioè io l'ateismo storico di questi 100 anni e l'anticlericalismo storico sono tutte cose che noi sposiamo, cioè sono elementi importanti. Sì, ma poi per uscire fuori se da... non va da considerare che il discorso del termine religione è subentrato nel discorso perché i cristiani hanno puntato su quello. Esatto. Perché ad esempio i greci neanche avevano il termine per religione, esatto. E ad esempio neanche si chiamavano pagani, esatto. Perché non avevano questo problema, sono stati i cristiani che hanno introdotto il problema di religione, certo. E di definizione della fede e di definizione del paganesimo, altrimenti i pagani in se stessi non avevano questa necessità. Comunque, infatti è un termine dispregiativo. Il tuo atteggiamento va benissimo, noi lo sposiamo tranquillamente e speriamo che tu non abbia mai bisogno di questo e impari a prenderti nelle tue mani la responsabilità della tua vita, affronti le tue battaglie per quello che sono e per noi questo va benissimo, non c'è problemi. Pronto? Scusa. Ciao. Claudio, volevo una precisazione, se cosa vedo io, se la espongo dopo tu mi correggi. Io vedo il paganesimo, la differenza fra il paganesimo e le religioni rivelate, è che le religioni rivelate devi leggertele. Il paganesimo ce l'hai dentro e non occorre leggere libri. Uno può ritrovarsi pagano senza toccare un libro. È vero? Non so se è così. È vero, è vero. Ecco, la naturalezza è questa. La natura ti dà il paganesimo senza leggerlo, mentre le religioni cosiddette rivelate devono essere lette. È vero. Ciao. Ciao, ciao. Ma difatti c'è una frase di una canzone che diceva fa... La natura è pagana che ci tende la sua brama, proprio perché è la natura che è insita nel discorso del pagano. Siamo noi che ad affrontare un problema di definizione che gli altri hanno imposto, dobbiamo affrontarlo in questi termini, ma non è necessario definirlo, è una necessità che è imposta dagli altri. Cioè, come per ricollegarmi a un discorso che facevano prima, diciamo, del comportamento delle persone, che le persone sono menefreghiste, ma questo deriva dal concetto di salvezza, cioè di dire... I cristiani, i monoteisti, hanno questo di salvezza individuale, cioè nel senso io posso fare qualsiasi atrocità, basta che salvi la mia anima per Dio per andare in paradiso. Cioè posso fare qualsiasi cosa perché non sono responsabile degli altri e di conseguenza salvo la mia anima. Perciò posso fare qualsiasi atteggiamento purché mi penta e purché lavori per la mia salvezza. E questo è un concetto tipicamente cristiano di tutte quante le religioni che hanno una rivelazione, cioè che puntano sempre alla salvezza individuale, ma non su questa vita, su una vita ulteriore che non esiste. Cioè, ti fregano. Che poi è ricollegarsi al racconto che ha fatto anche Claudio, no? E beh, alla fine della storia, San Gennaro, qual è il risultato? Sei arrivato, Don Gennaro? Sei arrivato o non sei arrivato? Cioè, mettere l'importanza sulla fine del viaggio e non sul viaggio in sé. Sì. Il viaggio in sé che è importante, è quello che ci guardiamo attorno, è quello che costruiamo mentre camminiamo. Extra non ha nessuna importanza, può essere dov'è, può essere qualsiasi cosa, non è importante. Che ti dice come pagano dice prega che lungo sia il viaggio. Esatto. Cioè questo dice... E questo ci insegnerebbe anche a guardare con occhi un pochino diversi. Io vorrei raccontare con un piccolo episodio di una gita di ieri. Ieri abbiamo fatto una camminata in montagna, 4 ore di camminata. E abbiamo visto le tracce di un animale che purtroppo comincia a essere sempre più diffuso, ed è lo stronzo dei boschi. Questo personaggio chi è? È uno che non trovando utilità in qualcosa la distrugge. Allora, la manita muscaria, siccome non la posso mangiare, è cattiva, è il male... La distruco. La viperetta, 20 centimetri, ragazzi, è una cosa misera. Bellissimo. La devo distruggere. Era sopra un sasso, si poteva vedere tranquillamente a 2-3 metri di distanza. Quindi uno, se voleva, girava a largo. Non c'era nessun problema, a parte che con 20 centimetri scappava lei e non cercava certamente di assire. Ma la vipera è velenosa, la vipera è male, la vipera a me non serve. Quindi la distruggo.
e non si tiene presente che ognuno di queste cose ha un suo senso nel mondo, ha un suo senso valore. Nell'equilibrio, e io non ho nessun diritto, quello stronzo non ha nessun diritto di andare a distruggere altre specie, altre cose, perché non le sono utili o perché le reputa male. E questo è di quelli che se ne vanno in giro, la passeggiata in montagna, gli serve solo per arrivare su un punto, e quello è importante, 3 ore per arrivare in cima, sono stato bravissimo. Si è visto qualcosa a fianco, al massimo ha visto la vipera, l'ha distrutta, gli dici di descrivere quello che ha visto, non ha visto niente. A cosa gli è servita quella passeggiata? Non ha parlato col mondo, non cosa, ha sì. Cosa ha imparato bosco. Da quella passeggiata? Si poteva fare un tunnel ed era la stessa cosa. Non ha imparato niente, non ha imparato. Si faceva tanto il traforo del Monte poteva Bianco. Poteva stare a casa tranquillamente. Faceva il traforo del Monte Bianco e avere risolto il problema. Poteva stare a casa, se non altro si salvavano quelle ammanite muscari, esatto. E quella vipera, lui imparava tanto fa prima, perché anche stando a casa imparava la stessa cosa, e almeno salvava qualcun altro. Sì. Ma comunque, tornando anche a questo discorso, è centrale nei nostri comportamenti quotidiani, cioè cosa divide un pagano da un cristiano. Dopo ti dice, ma anche tanti cristiani fanno così, ma noi non abbiamo mai detto di avere la prerogativa di essere pagani, cioè non è fare come diciamo noi che voi siete pagani. Esistono tante persone che hanno comportamenti pagani che non si definirebbero mai pagani, anzi non saprebbero neanche da che parte prenderli, però hanno quel sentire magico del mondo che li circonda e noi lo riconosciamo come nostro, anche se non... Per quanto riguarda poi il discorso di Giampaolo, è vero, quello che si sente è sempre un sentire pagano, basta levare l'orrore, e sono io che sono un meccanico, apprendista stregone, un guardiano dell'anticristo, e il mio sentire pagano va oltre quello che è la natura, cioè, perché va a percepire anche cose diverse. Sì, ma infatti è fondamentale il concetto che hanno i modesti, che tutto deve essere utile. Buongiorno. Utile per la tua salvezza. Posso passare in diretta? Sì, lo sei. Pronto? Sì. Niente, volevo dire al signor Simeoni, sono io, gentile consorte che è lì, se hanno dei figli e se li insegnano il materialismo soltanto, grazie. Prego. Scusa, ma vuoi rispondergli tu per piacere? Cos'è che hai detto? Se ti avevamo insegnato solo il materialismo. Materialismo? Scusate, qualcuno mi spiega che roba è? Cosa vuol dire questo tizio per materialismo? No, parte questo. Come vedi, non gliel'abbiamo insegnato a sto punto. Non lo sa. Siete dei gravi genitori. Non lo sa. Una grande mancanza. Ma no, che genitori snaturati proprio. Di imbecilli il mondo è pieno, amico mio. E purtroppo infilo anche te come imbecille. Perché quello che hai detto è solo una grande imbecillità. Perché il fatto che tu insegni a tuo figlio o ai figli di qualcuno del cattolicesimo li stupri mettendo in ginocchio, perché ricordate che stuprare un bambino è mettere in ginocchio davanti a un tanto Dio. Per la precisione, a casa nostra è sempre girata la Bibbia, il Corano, il libro degli ebrei, è sempre circolata la storia del buddismo, la storia delle religioni, quindi mia figlia in qualsiasi momento, anche a 2 anni perché ha cominciato molto presto a leggere, poteva prendersi qualsiasi libro e leggerlo e cercarsi la sua verità e la sua strada. A proposito, questo è l'insegnamento pagano, ogni ragazzo deve scegliersi la tua strada, tu gli dai gli strumenti ma poi è lui che sceglie per la sua vita, non io genitore che scelgo per lui. Vabbè, comunque questo era solo un imbecille che tanto per la risposta agli altri, sì, perché l'imbecille c'è stesso. No, ma era giusto che rispondevate perché aveva tirato in ballo come genitore, sì. Perciò era giusto che si meritava una risposta. Il problema per loro è un altro, il problema è cosa fanno questi pagani dei loro figli. Innanzitutto li insegnano se stessi, è un pagano continua a costruire se stesso all'infinito, affronta la propria vita, fa i suoi errori, rimedia, ne fa ancora di peggio, fa del suo meglio, pendia le cantonate, cerca di rimediare, cerca di fare quello che può per costruirsi, però affronta sempre la vita, cioè oggi ho affrontato una contraddizione, un problema e sono stato travolto, me la sono preso in culo, perché sono un idiota, non mi sono organizzato strategicamente in modo opportuno per affrontare, ma io sono un idiota. Ma rendi conto, la povertà, lo squallore e la miseria di uno che fa questa domanda, cioè dice io sono talmente incapace che devo dare a mio figlio in mano ai preti, sì. Cioè io non valgo niente, solo i preti gli possono insegnare qualcosa, soltanto la religione cattolica, cioè io come genitore sono incapace, sono un deficiente emerito e se non gli do la religione cristiana non gli do niente a mio figlio. Cioè, rendi conto della missione di fallimento. Si arriva a una certa età che loro non sono più in grado, esatto, di dare delle risposte ai figli, perché sì, quando i figli sulle sollecitazioni del mondo esterno arrivano a casa con certi discorsi, con certe domande, loro non sono più in grado di dare le risposte. Sì, ma uno che ti fa una domanda del genere dice io non valgo niente.
Di conseguenza, poi che l'unica roba che trovo è quella. Che idee abbiate voi di come si vive in casa di un pagano? Non so, una volta una mi ha parlato di vesti bianche, strane, o cose di questo genere, ragazzi. Insomma, mangiamo, dormiamo, laviamo i piatti, facciamo i mestieri, lavoriamo, dobbiamo guadagnarci la vita. Insomma, cerchiamo di essere un po' seri e non fare domande stupide su quella che è la vita quotidiana, insomma, mi sembra proprio ridicolo. Abbiamo anche una lavatrice e anche una televisione. Uga uga. Sai, non è che fossi pagare col tamburo, con l'osso al naso, cioè cose del genere. Sei di ossi di squalo, cioè, no. Giudicatevi voi stessi che ne avete fin sopra i capelli, una bella famiglia proprio. Ma tu non ti... Noi ci divertiamo, se non altro. Lei signora si incazza ad ascoltare una trasmissione che odia, che è il massimo del masochismo. Io invece mi diverto con mia figlia, con mio marito, con gli amici. Io sono felicissima. Mi dispiace tanto per lei che si rode il fegato. Sì, ma... Okay. Ma, Franco avrebbe detto qualcosa di ben peggio. Io sono una signora. Sì, no, ma infatti renditi conto, cioè, noi abbiamo concetto del superfluo, della cosa fatta per dono o fatta gratuitamente perché piace. Certo. Loro questo di piacere non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Hanno fatto tutto per dovere. Nel proprio imposizione e obbligo. Cioè, di conseguenza dire che uno fa una cosa perché gli piace, a loro per loro è un'offesa. C'è gente che sta lì a marcire, a rovinarsi, a guardarsi la vita, ad ascoltare una trasmissione che non gli piace, cioè io non lo farei mai come pagano, cioè gli direi, ma veramente, questi stanno qui anni ad ascoltare la trasmissione, anni. A intervenire. Ma neanche come pagano, come persona intelligente, sì, no, cioè dico, non voglio neanche definirlo paganesimo. Sì, d'accordo, ma il minimo di intelligenza. Persona di media intelligenza, media intelligenza. Sì, ma renditi conto proprio. Beh, perché... Siamo a dei livelli veramente notevoli e questo ti fa dimostrare ancora l'importanza che c'è del concetto del paganesimo, nel senso di intelligenza, perché questo? Perché è necessaria la costruzione di un'oggettività nella quale i pagani possono vivere. Tu pensa a sta signora qua, quella alla Anna, che ha 69 anni e che percepisce il mondo in maniera diversa da quando aveva 16 anni, metti anche 19 anni. Sono passati quasi 50 anni, cioè 50 anni di percezione del mondo diverso. Chiaramente lei ha dovuto affrontarsi tutta la vita, no? Stando attenta a tutto quello che poteva succedere, cioè che non la fregassero. Perché questo è il punto, perché guardate, quando c'è qualcuno che percepisce in maniera diversa, arriva il fantasma che dice, vieni da me, ti do io il cibo, ti do io le cose, no? Ti do io la salvezza. Sta qua, a gravi suo, 50 anni in sta modo. È chiaro che il nostro scopo, è il mio scopo, come meccanico per il gestorone, è lo scopo dell'istituto, è lo scopo anche di tutti quelli che vanno ad affrontare le cose, ed è quello di costruire delle condizioni che siano tali affinché le persone non debba più essere da sole a dover affrontare il mondo. Viva Dio! Cioè, è arrivato Franco! È arrivato il Salvatore! Catefonà, unico, anarchico, bestemmiatore, eccetera, che su tutto il mondo, no? E che si chiama Franco del cognome, viva Dio, una roba del genere. Ama Dio. L'ho sentito. Infame, Guido. Questi qua. Bello di Luigi da Treviso. Sti cognomi qua, ama Dio, Dio ti cerca, roba del genere. Tutti da abbandonati. Tutti i trovatelli che venivano portati nell'orfanotrofi che dava sti cognomi, tanto per dare qualcosa, insomma. Dio Tallevi. Tutti i nomi che venivano dati ai bambini dell'orfanotrofi. Così anche Ovidio. Ovidio che devono diverso. Ecco, per esempio, gli anarchici davano Negadio come nome ai figli. Negadio, sì. Negadio lo davano più in contestazione ad Amadio. Mica Dio, per esempio. No, ma come Negadio esiste come nome? Sì. Sì, infatti hanno fatto alcune pratiche, alcuni anarchici, ma ancora all'inizio secolo, gli davano ai figli Negadio proprio per combattere di corso Amadio. Sempre più preoccupati perché ho male a dire che la roba si metta mai. Sì. Io con quest'altro Semos è partito nuovo con la storia dell'inferno, il purgatorio, non ho capito. Chi è che è partito? È Satana che Baltina. È stato sconfitto, ma però... Sì, quello sta di bianco, ma non è Pulcinella. È uno sta di bianco, ma non è Pulcinella. Ma vedi, devo ancora fare una trasmissione che parte su quello, perché gonfia di roba, di raccolta stampa, di tutte le dichiarazioni che hanno fatto, no? E c'è praticamente la disperazione dell'uomo che sta morendo. A noi ci interessa la parte filosofica e puttana ed effettiva che quando io a pingiare butei le casse sui neri invece mi interessa la parte filosofica, parte mi interessa seria. Anche a quello mi interessa anche alla vita a butei, non ti dici una novità o sapemo quello ascoltatore che hai detto magari Luigi che ha detto magari due volte
come la mettiamo con uno così? Luigino non commettere atti impuri. Luigino non commettere atti impuri, carogna, a saltare i butei. Ma lui ti dice magari? Magari Dio che i comandamenti dice che non te ne è andato a cari butei. Quali altri? Se vuoi cugati tu, vabbè. No, scusa, mi sta a fare una cosa. No, non è che insomma, dai. Questo se muovessi fatti apposta per cugali. No, vai, ma il problema non è. Non si toccano. Non è questo il punto. La questione è che al massimo possiamo, cioè, se fa un Gesù bambino che presepe, se lo fotobizza, la possiamo chiudere o no? Se ti tocchi tocchi il futuro del sistema sociale. Il futuro del mondo. Perché mi dico, 46 anni, metti che fra 20 anni mora, fra 10 anni, metti che domani mattina mora, non è che il mondo è il mora con me. Il mondo continua a vivere. Se mi go fregare i fiori da piccinini, go fregare il futuro del mondo, go fregare il futuro dei tuoi fiori, sì, il futuro del mondo. Ma perché secondo te che sei un parquet, sono una roba del genere? Ma, cioè, non la, gade, morale, la morale, la morale vera è di un parquet. La morale è che una persona che ha da costruirsi, che ha da costruire il mondo in cui vive, che ha da costruire la dimmi vita. Una roba in natura che non fa niente. Che non fa niente, mi? No, pensa a Robin, tu natura, non sei in natura, tu in natura che non costruisce niente, non fa niente. Mm. Beh, no, c'è tutto, è tutto legato a mantenere la vita, a migliorare la vita. Franco Macrosse. Mino, voglio contare per un no? Parlare cuffie, caro. Allora, è un tipo che va. Si inviene il barbecue oppure no? Sì. Aspetta, massimo vicino alla radio. Difatti adesso sento più. Sì, buon dai, buon, perfetto. Perché lei è questo tipo, no, che dal momento che ha vissuto la sua vita, diciamo, un pochettino da delinquente, se sentiva la coscienza sporca, dice adesso va a confessarle, va a confessarsi da suo frate. E dice padre o peccato, sai che ho fatto? Dice ho fatto una desina della Pini in banca, va bene, per la notte guarda la Maria e dopo di me che ho detto che hai fatto, occupare una ventina di persone, ah gioco, se non ci fai male, chiese padre nostro eccetera eccetera, e dopo come sono una roba di quella che non si può perdonare nessuno. Dimmi se io le possibilità fa. Io ho messo in cura un putero a 5 anni e il prete che mi ha fatto bene, siamo i fermi. Ciao. Ciao. Va bene. Allora. Andiamo un attimino avanti un po' in questa trasmissione che sta un attimino calando di tono, calando di ritmo. No, allora tiriamola su di ritmo. Calandosi di ritmo. Ragazzi, state attenti che il prossimo anno alla TV vedrete, visto che c'è il Giubileo, solo trasmissioni sante, non vedrete più le ballerine scollacciate, non sentirete più le barzellette sporche, non dovrete più divertirvi. Perché hanno lanciato la campagna della censura preventiva, che i canali televisivi devono guardarsi, insomma, stare un po' attenti che nell'anno del Giubileo non è il caso di mandare in onda certe cose. E direi, ragazzi, ma vogliamo proprio farci fregare così? Anche perché passerà un decreto legge e poi il TRO, trattamento religioso obbligatorio. In effetti siamo a questi livelli, non sto mica scherzando. No, ma infatti è la verità. C'è già un comitato che si sta muovendo in questo senso, perché è veramente infame, indegno che possano pensare di fare una cosa di questo genere. Non perché mi piacciono vedere le ballerine nude, eccetera. Sì, sì. Ma perché penso che ognuno deve essere libero di guardare quel cavolo che vuole guardare e di trasmettere quel cavolo che vuole trasmettere, senza che debba venire nessuno a rompere le scatole con questa storia del Giubileo. Chi vuol fare il Giubileo va nelle sue chiese, dice le sue preghiere, sì, esatto. Fa quello che vuole fare, ma non viene a rompere le scatole a me, per piacere. Ma difatti... E se qualcuno non vuole vedere o qualcuno non vuole ascoltare, può sempre girare a buon intenditor. Sì, no, basta pensare ad esempio che ormai sono tutti dei livelli assurdi che dappertutto ti fanno piazzare Madre Teresa di Calcutta, Padre Pio e cose del genere. Cioè, ormai ti ritrovi dappertutto, cioè, li stanno santificando quando non meritano niente, quando erano
in sostanza delle persone che hanno solo lavorato per distruggere le persone, soprattutto Madre Teresa di Calcutta, se tu guardi in giro la stanno pompando a non finire, e quando non sappiamo benissimo, abbiamo detto tantissime volte, che personaggio era, cosa aveva alle spalle, cosa ha fatto, quali erano le sue intenzioni, eppure adesso la passano per allora, santa. Anche sono anni che noi diciamo di Madre Teresa di Calcutta, qualche ascoltatore dice, ma poi parlate Madre Teresa di Calcutta, che è l'esempio della bontà in persona. Sì, ne abbiamo dette di cotte e di crude, quello che abbiamo detto è ancora poco, cioè esatto. In effetti siamo stati troppo vili, perché dovevamo essere più decisi proprio per difendere la vita, però a un certo punto le infamità che ha commesso sono talmente tante che non finiremo, parleremo solo di quello praticamente, se è berrante. E anche perché stanno usando comunque Madre Teresa unicamente per avere soldi, perché i discorsi della santità, diciamocelo chiaro, non gliene frega niente a nessuno di quelli del Vaticano, di quelli dello IORI, tutta quella gente là dell'8 per 1000, eccetera. Gli interessa solo i soldi che può portare in casa l'operazione Padre Pio e l'operazione Madre Teresa di Calcutta, quello è il fine e basta. Vi ricordo che c'è un santo cattolico, un santo molto importante che è stato tentato di far sparire ed è San Carlo Magno. Sapete che Carlo Magno è santo.